L'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano è un motivo di grande preoccupazione, un fatto deplorevole. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al convegno dei cattolici oggi nella città tedesca di Münster. Non è nemmeno giusto che un accordo su cui si è convenuto, sul quale si è votato al Consiglio di sicurezza dell'ONU e si è raggiunta l'unanimità, si possa abbandonare in maniera unilaterale, ha chiarito Merkel. Questo annienta la fiducia nell'ordine mondiale, ha poi aggiunto. Le ha fatto eco, anche con maggiore determinazione, il ministro delle finanze francese, che si è espresso così sul canale radiofonico francofono Europa 1. Ma cosa vogliamo fare? Diventare dei vassalli che obbediscono ciecamente alle decisioni prese dagli Stati Uniti d'America? O vogliamo noi europei dichiarare i nostri interessi economici e stimare che abbiamo interesse a continuare il commercio con l'Iran? Intanto migliaia di iraniani hanno protestato per le strade in diverse città del paese contro il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare. Secondo l'agenzia Fars, i manifestanti si sono scagliati anche contro gli europei, sottolineando che non ci si può fidare di loro, nonostante la loro dichiarata volontà di continuare a lavorare con Teheran per preservare l'intesa del 2015.